Ciao, sono Dottor Cat e benvenuti in questo nuovo video. In questo video abbiamo giocato a Gmod insieme a Poggo e abbiamo dovuto creare una casa antitornado. Perché sì, è arrivato un mega tornado a cercare di distruggere la nostra casa. Siamo riusciti a difenderla? Beh, guardate il video fino alla fine. Dunque questo, buona visione. Allora, Poggo, ti avevo detto che dobbiamo andare a casa di mio nonno, te ti ricordi? Tu non mi hai detto proprio niente, tu sì, mi hai rapito, sì, tu mi hai rapito, tu mi hai rapito, tu mi hai rapito, polizia, io te l'ho detto, polizia, mi schianto! No, vabbè, dai, per favore, qual è casa di tuo nonno? L'unica casa presente in questa mappa, cioè quella rossa lì in fondo? No, non mi ricordo, sai, so solo che abita qui. Ma che vuol dire che non Vediamo. Ti ricordi? No. Scusa, nonno. No. Ma perché stai col martello? È per sicurezza, che è un po' malfamata questa città, se si può definire città. No, non c'è nessuno. È che forse io mi rovino questa casa. Ma secondo me questa non è la casa del nonno. Wait, aspetta. Becca vita. Mi hai fatto cacare sotto. Io ti accoltello. Pensavo che boh, eri dietro fasmofobia. Io. Faccio esplodere la macchina. Guardalo se fare un'altra volta. Bene, entra ti porto. No, scendi, è la mia macchina. Ah, ti prego, io non l'ho pagata io. Me non l'ho mai guidato una Lamborghini, per favore. E mi dispiace, la prossima volta ti compri la Ferrari. Che ammazzo. Io, sai in macchina. Vai. Intuisco perché io so che mio nonno è uno ricco, cioè come puoi dare la mia macchina pure. Quindi intuisco sia quella la casa. L'ha regalata lui la macchina. No, gli ho rubato da lui i soldi. Ah. Aspetta, io entro, sono invisibile, vediamo se c'è qualcuno. Vediamo, c'è qualcuno? Sì, fermo, sono i miei parenti. Non c'è nessuno. Ah, era uno di questi due era tuo nonno. No, però siamo per fortuna no. C'è il mio cagnolino. Perché sta sopra il frigo? Scendi dal frigo. Fido, ma che fai? Fido. Io adesso lo accoltello, hai capito? Sicuro? Mi stai chiedendo di scegliere se morire o accoltellare. Davvero, non si fa così. Guarda che questo è ingiusto. Allora, signor Poco, la missione ti preso tutti i miei parenti. Vieni. Andiamo. Comunque, ti però presento. Cioè, mio zio. Mio zio è un po' pazzo, ti dico. Cioè, lui pensa qual di essere. Due? Una... Qual è dei due? Quello qual lì, è dei due? Quello lì. Lui pensa di essere una gallina. Ah, pensavo. Ma guarda come si è seduto. lui ha perso la gamba. Perché lui è uno di quelli che ha combattuto in guerra, eccetera. Però quando è stato sparato, pensava che era una gallina. Cavolo, è stupido. Sei stupido, fra. No, lui ti risponde Coccodè, però nella mente lo sta dicendo. Prima ti rispondeva Coccodè, adesso dice che lo sta dicendo mentalmente. Uffa, non posso mettere palloncini. Poi abbiamo lo scienziato, che questo qua è il dottore di famiglia, quello che sta guarendo il... Lui è dottor Doofenshmirtz, re del male, per ammazzare per i l'ornitorico. Pines, oggi so cosa faremo oggi. Lo scozzo, lo ammazzo. Sì! No. Andiamo. Ragazzi, io devo farvi una confessione a tutti quelli che stanno guardando il video. Cat mi ha detto non ammazzare tante persone. Ha appena sparato una persona. Ma questo è il dottore di famiglia, non è un membro della famiglia. Quello era un membro della famiglia. Adesso siamo pari, non okay, è vero, ne uccisi quattro, però allora, siamo pari. Adesso ti presento questi qua, ti fanno un po' ridere, ti dico solo questo. Allora, ti presento i miei bis nonni. Che abbiamo il bis nonno e la bis nonna. Va bene, una domanda: come le ha perse tutte le gambe tuo nonno? È un po' invecchiato. Posso porre fine alle sue sofferenze? No, ma lui vuole ancora vivere. Lui vuole vedere. Lui vuole vedere il 2077 prima che muoia. Ah, perché dice almeno sono in cyberpunk. No, vuole vedere se veramente diventa come il gioco di cyberpunk. Ah, e io che cosa ho detto? No, tu hai detto vuole stare in mondo di cyberpunk. Io ho detto che vuole vedere il mondo di cyberpunk. Allora, anche va bene il tuo ideale. Ok, grazie. Comunque, ecco, aspetta, stiamo perdendo questa roba. Noi dobbiamo andare dal nonno. Okay, dove sta questo? Non lo so, quante grande sta Ok, è lui. Io sono un capibara, scusa. Sono un capibara a prendere danno. Ma poi mi sono cagato addosso perché ho sentito un tuono, in realtà. Ok, vabbè. Comunque, no, ci dica, cosa succede? Ah no, ma sono i gabbiani quelli che urlano. Io dico che è un capibara che prende danno. Ok, ci ha invitati qua perché lui sa che noi abbiamo fatto un bunker anti-tsunami e ci ha chiesti di fare una casa anti-tornado. No, non è possibile. Non è possibile, non possiamo farlo. Non possiamo farlo. Tocca.
Siamo arrivati qua. Può avere un tornado un momento all'altro e ci fa volare via. No, allora, senti, mo ti parlo io da cane a uomo pelato col fucile. Allora, noi non possiamo costruire una casa antitornado, perché, nel senso, già questa è una catapecchia che si scoffola. Scoffola vuol dire che si distrugge nella mia lingua madre. Ok. Già questa casa si scoffola appena starnutisci. Noi di solito costruiamo case fatte in lamiere e recinti, quindi è difficile. No. Vabbè, deve essere un po' così. Vabbè, no, noi possiamo farlo. Possiamo toccare ogni cosa, rubare pure i tuoi mobili. Chi ti consente, possiamo andare. Non devi rubare il nome. No, no, fra, ho lanciato il mobile contro il nonno e il nonno si è rotto. Vabbè, andiamo. Vabbè, a fare la casa. Eredità la casa, forse dobbiamo vedere poi. È vero. E no, allora aspetta, dove sta? Dove ce l'ho? Qua. No. Perché va fu? Scusa, sono confuso. Non lo so, fanno effetto contrario. Forse i loro, come dire, i loro corpi non sono più strani. Vabbè, non ci facciamo domande. Comunque non dovevamo uccidere nessuno qui dentro, sono morti tutti. Vabbè, chiamerò io le persone, tranquillo, bro. Le persone di che? Allora, bro, teoricamente quando mio nonno muore all'improvviso arrivano subito e... Ecco, questi sono i soldati del mio nonno. No, vabbè, assurdo, gli hanno già fatto la tomba, guarda. Eh sì, però manca solo la tomba della nonna. E ne è questa? No, è perché sta lì. No, loro già preparano le tombe, che già sanno che loro moriranno prima o poi. E mi hanno detto che questi sono tutti soldati immortali. No. Dice, comunque, abbiamo l'avvocato, il migliore amico del nonno e la nonna. Beh, è giovane la nonna, però. È in pagore, no, lei è molto più ricca. Lei ha la macchina per ringiovinire. Tu che problemi... Nel senso... È multimiliardaria, scusa! Ho capito, ma non esiste la macchina per ringiovanire. Ma che ne sai, scusa? Io adesso la ammazzo. Hai visto? Non far capire al tuo avversario la tua prossima mossa. Allora, venite, vi mostriamo. Noi stiamo progettando un bunker antitornado. Quindi adesso entrate qua dentro. Bravo, tu togli i testimoni. Non ci possono stare troppi testimoni. Allora, oh, ti incastra. Oh, avvocato, capisco. Ok, io aiuto. Ok, mettiamo uno. Alla poca, aiutami un attimo a portare gli ospiti. Sì, sì. Ok. Portiamo la nonna. Dai. Lei non ha visto niente, perfetto. Entri. Ok, allora... Nel non mentre... entra sto scemo del migliore amico, aspetta. Ok, si incastra, ok. Allora, ok. Allora, nel mentre io parlo un attimo con l'avvocato. Allora, avvocato, patti chiari, amicizia lunga. Lei mi dà tutta l'eredità, tutto, dal primo all'ultimo. La ringrazio. Ok, quindi adesso ho parlato con lui. A parte che gli ho dato un avvertimento con un paio di proiettili. Lui va a portare la roba dell'eredità. Sì. C'è la mia Lamborghini. Perché non sopravvivrà nessuno. Ok, sì, però poi li chiudiamo, tranquillo. L'avvocato deve per forza uscire, perché lui deve portarmi l'eredità, eccetera. Così abbiamo molte più cose, più soldi, eccetera. Cosa hai detto? È impossibile, bro. Mi sa, non ti sente alle cuffie. Non è vero. Però prova a alzare di più la voce, perché non ti sente alle cuffie. Oh. Ok. Allora, nonna, tu sarai l'unica che testerà la casa. Mi ha detto che esiste anche un tornado di fuoco. Io non capivo che diceva, perché pensavo stesse dicendo è tornato il forno, e quindi ho detto in che senso, il forno è sempre stato qua e quindi non capivo e l'ho ammazzato. Okay, allora la nonna sarà l'unica che testerà i tornati, va bene? Allora noi usciamo fuori, dai, voliamo. Ok, dobbiamo adesso barricare la casa. Ah, non dobbiamo costruire una casa, ma barricare questa. Esatto, così diventa una casa antitornado. Ah, io avevo capito che bisognava costruirne un'altra, perciò ci sono no, tutti. No. Ah, allora sei stupido. Allora, vediamo, iniziamo a barricare. Allora, bro, andiamo, bro. Devo fare il coso che è duplicazione amenda. A posto. Esatto, vai, rompiamo tutto. No, rompiamo tutto, barricchiamo tutto. Ben. Yo. Questa casa non reggerà mai. Mai nella vita. Allora, io faccio pure l'esterno, perché secondo me questa sarà la barriera antitornado. Certo, okay? Certo, fatta con i cosi dei container delle navi. Esatto. Ok, vai. Ma guarda che base antitornado. Già è molto ovviamente più ragazzi, se vi piacciono queste tipologie di video, fatecelo sapere qui sotto nei commenti, pasticcini alla crema. Esatto. Che noi facciamo altri video dove testiamo altri disastri nucleari astici e poi facciamo pasticciastici. Dove sta l'equipaggiamento? Ecco qua. Allora, adesso abbiamo pure l'allarme del tornado. Bravo. Ammazzami, non riesco a fermarmi. Ammazzami. Non riesco a fermarmi. Ammazzami. Ok, bravo. Allora, ci mancano solo un altro paio di ritocchi ed è finita la casa. Quindi
Ok, Poggo, sei pronto? Sei carico? Io sono prontissimo. Guarda, chiamiamo i rinforzi. Come rinforzi? Boh, non lo so, mi faceva figo farlo perché nei film i rinforzi. Oh! Scusa! 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 No, Kate. Sofia! Aspetta! No, fermo! Scusa, vabbè, ti vuole... Scusa. No, tranquillo. Qualunque cosa! Comunque, Poggo, senza che mi davi fuoco, eccetera... Ti sei curato? No. Guarda che bella fortezza è uscita! Scusa, Sì, lo so, non ti sembra un po' eccessivo? Ma perché c'è l'avvocato qua fuori? Oh, devi andare a portare la roba delle risate, ma avere i soldi, già siamo in debito per colpa di sta casa. Vai, bro! Ci sono tanti soldati e questa è la canzone della morte. Basta, perché prendi sempre me? Ma come fai? Non lo so! Comunque, bro. Insomma, X, dobbiamo proteggerci, X. Esatto, andiamo qua un attimo sopra. Sì, papà. Allora, visto che il nonno è un po' pazzerello, perché era la vecchiaia, fa brutti scherzi. Era lui pelato dice con che un fucile, aveva un cane alieno. E a parte, esatto. Lui, che è invisibile, va bene. Lui dice sempre che arrivano tornati, eccetera. Sì, questa città capita che arrivano tornati, però arrivano dopo un bel po'. Ma tanto un bel po'. E poi quindi... Per dire città. Esatto, città, cioè, quindi diceva pure città lui, vorrei farti capire. Perché è pazzo, vive solo lui, ma è una città. Esatto, e quindi in poche parole... Fra, che figata, c'è una nave che si muove. Hai visto? C'è anche qualcosa. Mamma mia, tutto buggato. Comunque, vanno le ciance. Allora, noi ho fatto fare una roba che ci fa prevedere dove arriverà il tornado. Posso Hai pure fatto forzare. Costruire il Tornadinator 2000 per i Lornitorings. Esatto. Quindi, e ora adesso fa. Scusa, stavo crashando. No. Stavo installando la patch, scusa. Ok. Allora, qui adesso io spawnerò il primo tornado. Spawnerò dal più debole al più forte. Sì. Quindi, ok, andiamo. Adesso vado su G-Disaster. Andiamo su. Ok, papà. EP2 tornado. Ok? EP2 tornado. Ma che. Ma tu cioè, sei come tuo non. No. Sto dando l'allarme. No. Sì, ho capito, ma ce l'abbiamo in testa. Io vado giù. Bravo, io volo. Devo vedere da lontano come cosa succede. No, io sto qua dentro, c'ho paura. Bro, eccolo! Ma è lontanissimo, però! Vediamo. Beh, oddio, lontanissimo è un parolone, sta qua davanti. Ma ce ne sono nove di tornati tutti insieme. Uno ce ne dovrebbe stare. Non c'è un problema, bro. No, se ne sono la casa che abbiamo visto prima. Guarda, si sta spostando nell'acqua. Io! Ma cioè, posso spostarlo io? No. Non credo proprio, bro. Allora dobbiamo aspettare che viene verso di noi adesso, ok? Viene adesso, ma aspettiamo. La vera domanda è: viene verso di noi? Oh no, sì, mi sa di sì. Aspetta, bro. Ma vedi che sta alzando le particelle d'acqua? Oddio, non è che forse. Sai cosa ti dico io quasi? Ne spawnano in altri. Lo combatterò con le mie lance della morte. Non penso faccia effetto. Oh, si sta avvicinando! Bro, no. Dai. No, bro, questa casa resiste, dai. Questa è una casa antitornado, dai. Sì. Però dovrebbe andare e poi tornare. Esatto. Perché è un tornado. Però andiamo ad aspettare, vediamo se si avvicina. Allora, Poggo, c'è un problema. Abbiamo aspettato e il tornado è diventato un error. C'è un problema. Ah, quindi... cioè, nel senso, più aspettiamo, più si rompe sto gioco. Esatto, quindi sai cosa ho pensato? Spammiamo di tornati. Quindi, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vediamo se adesso la casa resiste. Ma penso proprio di... Oh no, quanti error stanno uscendo, Poggo? Non lo so. Poggo! Aiuto! Vola! L'ape Maya, sì, devo andare. Guarda, però sai che sta resistendo. Oddio, sta resistendo la casa. Sì, è volato solo una recinzione. Ma sai che ti dico io? Spammiamo ancora. Spammiamo. No, la casa! No, Fra! Ma Fra, sta andando tutto il gioco. No, Fra. Fra, ci sono. È un tornado. Sono tornati. Fra, tornati. Sta frizzando il gioco. Aiuto. Fra, la casa comunque si è scoffolata quasi tutta. Devo cancellare un paio di tornati per farlo. Sì, vai. Oh my god. Io immagino quelli che adesso stanno nell'acqua con le barche che stanno vedendo 8 tornati spawnati lì. Poi non riesco a fare nulla. Sto volando e torno indietro. Mi sto cercando di cancellare un paio di tornati. Aiuto. Cancella tutto. Sembra il nuovo film che deve uscire. Quello dei cacciatori di tornati, che c'è la pubblicità su YouTube.
Fra, io c'ho un problema. A me mi ha cancellato un pezzo dalla casa. Sai cosa significa? No, che a me mi sta crollando il tetto. A ma parte, mi sta laggando. È che non si possono cancellare i tornati. Questo potrebbe essere un grave problema, sai? Ok, io noto che la casa si è smontata dalle difese. Sai cosa ti direi quasi quasi? Abbiamo fallito un'altra volta. Abbiamo fatto cacare? Mi sa di sì. Oh, spawna, sto tornando. Non riesco, sto preoccupato. Tutta scala. No, bro, come si è crashato? Mi è crashato, si è spento il gioco. Ma